Emozioni uniche solo su Soul Mafia, coreani che fanno polpette. Cosa sono questi crostini? La pizza con i crostini sopra? Ma ha senso questa cosa? Sta proprio di piedi, buona, buonissima. Eccoci arrivati a Scopa de Chef. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi! Oggi finalmente, dopo 4 anni di YouTube, ho deciso di mostrarvi cosa me magno veramente in una mia settimana lavorativa, quindi dal lunedì al venerdì qui in Corea. In realtà ho un po' barato, lo ammetto, nel senso che a volte mi sono dimenticato di accendere la telecamera. Quindi cosa ho fatto? Ho compensato mettendo video della settimana dopo, cioè lo stesso giorno ma la settimana dopo. Vedrete le mie doti di chef nascoste, che tenevo proprio nascoste per questa occasione. I pasti che Gio mi fa, le feste con gli italiani in Corea, qui in casa. Insomma, partiamo perché c'è tanta roba da farvi vedere. Buongiorno, allora incominciamo dalla mia colazione, sarò molto veloce perché non è niente di che. Latte di mandorla, non perché sono un influencer di quelli sgans, ma semplicemente perché il latte normale mi fa venire la cacarella. Lo bevo con del caffè al ginseng perché anche il caffè normale mi fa venire la cacarella. Diciamo che in generale il motto della mia mattina è cacarella, due fette biscottate, della marmellata e una banana. Una capsula di caffè al ginseng. Posso dirvi una cosa? Non usate le capsule non originali Nespresso, almeno se dovete usarlo, usate quelle buone, perché veramente queste capsule al ginseng mi stanno a rovinare la macchina, me la intasano sempre, veramente. Vabbè, ormai le finisco, però che ansia la vita. E tiè, buon appetito. Amore, cosa cucini? Mi piace la cucina. Ti piace la cucina? Sì. E Mi ti piace piace anche la la zucchina, cucina. vedo. Zucchina. Otto che io rihaglio. Caraniran pokkeum. Poi vedo che qui abbiamo anche, insomma, dei funghi, delle verdurine, penso siano spinaci e delle melanzane, le mulinciani. La mulinciana, la mulinciana, la mulinciana. Ma che tecnica! Guardate che tecnica incredibile! Guardate che banchetto qua che abbiamo! Che bravo che sei stato, Gio! E che bravo! Cucina brava. Cucina bravo, sì! Allora, abbiamo qui delle uova strapacciate con zucchine, carne con verdurine, spinaci, funghi e il solito riso, insomma, immancabile. Buono. C'è un grave problema questa sera a cena, perché avevo voglia di pizza e ho ordinato una pizza con scritto salsiccia italiana, pizza con salsiccia italiana. Niente, mi sono fatto fregare perché alla fine il risultato è questo. Cosa sono questi crostini? La pizza con i crostini sopra? Ma ha senso questa cosa? Proviamo questa tipica pizza alla salsiccia italiana, proprio il pizzaiolo l'ha inviata da Napoli direttamente. Anzitutto adesso con il coronavirus possono spedire salsicce dall'Italia? Non penso proprio. Cioè i crostini sono dolci, sono immersi nel miele, quindi sa di miele, salsiccia e un sacco di cipolla. Bella scelta, Marco, complimenti, questa cosa mi farà ritornare la gastrite, ma me la sono cercata, ammetto. Buongiorno, oggi colazione un po' più maiala del solito, infatti ho riempito questo cornetto che ho preso ieri sera con la Nutella e poi il solito, insomma, cappuccino di latte di mandorle e ginseng. Mi rendo conto che non sia al massimo della salute, però ogni tanto ci sta, raga, guardate che roba. Buon appetito. Oggi a pranzo cosa faremo? Faremo la doenjang jjigae. E tu dici, Marco, ma che è la doenjang jjigae? Te lo spiego io, è una ricetta molto facile che anche voi da casa, soprattutto in questo periodo di quarantena, potete fare, così vi sbizzarrite con la cucina coreana. Cosa serve? Abbiamo cipollotto, funghi, un po' di peperoncino, cipolla, patate e adesso arriva l'ingrediente principale che forse è un po' il più difficile da reperire.
Questa si chiama Twenjan. Il Twenjan cos'è? Non lo so, Anna, cos'è il Twenjan? Pastella di soia. Pastella di soia. Link affiliato Amazon qui sotto. Sicuramente, esatto. Ci sono? Sì. Ok, link affiliato Amazon qui sotto. Vedete che si sta colorendo qua la nostra zuppetta di Twenjan. È marrone. No. Consiglio culinario: i funghi vanno messi nella pentola, non fuori. Facciamo che vi lascio la ricetta sotto in descrizione, sennò questo video non finisce più, ragazzi. E mezz'oretta dopo la nostra Twenjan chie è pronta. Sa proprio di piedi, buona, buonissima. Per voi feticisti dei piedi è il piatto perfetto. Buona, 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 buona. È buona. Anna, siete stati bravi. Finito il lavoro, siamo venuti a cena insieme, c'è sempre Anna, Gio è a casa a fare le sue lezioni online di trucco. Queste sono delle, come si chiamano? Melanzane. Melanzane soffritte cinesi. Mentre questi invece sono dei mandu, che sono dei, come possiamo, ravioli. Meno male che c'è Anna, perché io non so dire niente. I mandu vanno inzuppati nella salsa di soia. E nell'aglio. No. I ravioli vanno infilzati con le bacchette. Buoni, Anna. Buoni. Sa di parmigiana, agrodolce, però salata. Perché la parmigiana è dolce? Oggi a colazione è la prima volta che uso il forno, sto facendo questi dolcetti di mele, speriamo vengano bene, cioè in realtà sono già pronti, sono surgelati, devo solamente farli andare. No, ho fatto un danno, si sono incollati sotto. Neanche le cose surgelate so fare, ma è possibile? Ma vi pare normale? E io che volevo fare una cosa instagrammabile. I miei capelli in questo momento rappresentano la mia gioia. Ah, meno buono, molto dolce però. Allora, non commentiamo i miei capelli, stiamo per uscire ma non ho fatto in tempo chiaramente a pettinarmi, perché Gio ha preparato questo pranzo oggi in frettissima. Allora, cosa ti va a proporre il tuo chef Gio oggi? Yace, pofa, tofu, kimchi, kachi kurimande. Vabbè, si inventa le ricette, bravo, ma proprio chef professionista ormai, che fa le fusion di ricette. Buon appetito. Buon appetito. Eccoci qua, oggi sono uscito per cena e sto andando a un ristorante italiano. È molto famoso in Corea, ma tra poco capirete perché rido, perché il nome è veramente stupendo. Eccoci arrivati a Scopa the Chef. Sarà un messaggio subliminale? È arrivata la prima pizza, che è costata solamente 30 euro, una diavola da 30 euro, molto molto bene ragazzi. Cipolle, il salame e penso siano... come si chiamano? Asparagi, come si chiamano quelli? È arrivata anche la pizza al prosciutto che ho ordinato io. A 30 euro per sta roba, non lo so. È buona, c'è anche i pomodorini secchi, il prosciutto è buono. La pizza in realtà è buona, però ripeto, non ho mai preso una pizza così costosa in vita mia. Buongiorno, questa mattina ci riprovo, ma questa volta ho preso la carta da forno. Cioè la carta quella lì, come si chiama? Quella lì brillantina, che fa blu blu blu. Comunque in Corea sono così tecnologici che anche la carta da forno c'ha il QR code. Ma sì, direi molto meglio il risultato, che dite? Forse un po' bruciacchiati sotto, però vabbè, nel complesso ci sta. È ora di pranzo, c'è anche Anna con me che è venuta a lavorare ogni tanto, anche lei lavora. E per pranzo abbiamo ordinato questa insalatina dietetica perché Anna è a dieta e io che mi metto a mangiare porcate di fronte a lei, no? Sono un bravo capo, vero Anna? Assolutamente, però io mi sento molto offesa perché guardate quella di Marco, ok? Perché nella mia ci hanno messo un maiale. È vero! C'è del gorgonzola, poi del petto di pollo, delle patate dolci, pomodori e peperoni. Puoi descrivermi questa salsina? Allora, buonissimo raga. Avete presente le San Carlo più gusto? Ma che vuol dire, scusa? Aspetta, anche voglio assaggiare. Ah, sono le patatine davvero. E te l'ho detto. Ma non è healthy.
c'è un'insalata salsa di patatine, non può essere salutare. Venerdì sera e sono arrivate Adele magari lei, Rossella, il fidanzato di Adele, è ufficiale, si può dire? Sì, il fidanzato, che anche lui è italiano, fa le polpette. No. Che mangiamo, Adele, il menù? Allora, il menù di oggi è, polpette in bianco e poi facciamo la pasta con una crema di ricotta, zucchine alla julienne. Vabbè. E poi non c'era lo specchio, quindi abbiamo preso il salame. Che? E tutto questo in 30 minuti e noi siamo il pomodoro. È avanzata giusto un po' di pasta. A chi vuole venire, raga, veramente, cioè, ne abbiamo ancora per 50 persone. Adele, le porzioni? Ma questa è 2-2, domani ci fai la frittata. Beh. Porto a tavola le polpette. Ne ho fatte 2-2. Le porzioni! Ecco, arrivate le polpette, sembrano veramente buone, Adele. Ora per ripagarti in bocca al tuo fidanzato. Ah! Oh. Scusa! Ma tu scusa! Zio, stai vedendo tutto ciò? Raga, queste polpette sono spaziali, devo ammetterlo. Adele, se volete la ricetta, scrivetegliela su Instagram. Dimenticavo di dirvi che ieri, come se non bastasse, abbiamo fatto anche una crostata alla crema pasticcera e una crostata alla Nutella, quindi questa sarà probabilmente la mia colazione per i prossimi 3 mesi. Qui sempre il solito cappuccino di latte di mandorla e banana. Nuova giornata, nuovo pranzo, oggi cucina Anna per me. Salve, buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo il bibimbap, un piatto vegetariano con tante verdure e del riso. Se avete una padella anche più grande sarebbe meglio. E poi come ultimo ingrediente metteremo a freddo questa roba, che tu dici, che cos'è sta roba? Non lo so. Queste cose sicuramente non le trovate in Italia, potete mettere un'altra cosa marrone, perché deve fare colore, quindi serve una cosa marrone, se no non è vero bibimbap. Cantiamo Il mondo è mio. Ora vieni con me verso un mondo d'incanto, principessa. E devi cucinare! Il mondo è mio! Brava, brava, brava! Se stai lassù, puoi guardare giù. Nel cielo blu. Anna, basta! E guardate com'è venuto bellino, bellino. E ora proprio il tocco finale è questa, che è salsa di peperoncino. Wow, sembra ketchup. Buon appetito! Buon appetito! Buon anno! Proprio The New Benedetta Parodi is here! È ora di cena e Gio sta preparando il riso con la macchinetta del riso. Allora, vediamo, osserviamo la tecnica con cui lava il riso. Io lo auguro sistema, auguro hayakkeja. Tutti a lavarsi con l'acqua di riso. Ecco qua la... Ecco qua gli ingredienti della zuppetta. Aggiunto anche del kimchi, immancabile kimchi. Eccolo qua, che è proprio con i suoi attrezzi del mestiere gira tutto. Non vi dico l'odorino. Io apro la finestra, patatino, perché c'è la spusa. Comunque Gio, mentre mi cucina, mi fa chiaramente le corna con un altro tizio, però in cinese, quindi non capisco cosa ci dicono. Bravo! Questa è la zuppetta di kimchi. Qui c'è la carne e i germogli di soia. Qui c'è del kimchi fresco da spizzuliare. Non so come si dice spizzuliare in italiano. Siciliani, aiutatemi. Buon appetito, Gio! Buon appetito! Buona, piccante al punto giusto. Gio sa che ho problemi di stomaco e non posso mangiare troppo piccante, quindi me l'ha fatto un po' più annacquata. E questo è tutto per questo video, spero di avervi dato qualche idea di ricetta da fare in casa. Comunque le ricette ve le lascio tutte qua sotto in descrizione, cioè tutte no, quelle che trovo qua sotto in descrizione. E noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza, carbonara, ciao!